Non è solo un mestiere, un lavoro come un altro, quello dell'albergatore, è molto di più. A metà strada tra la vocazione e la scelta di vita si basa su principi fondamentali come una predisposizione ad accogliere e ospitare non solo nelle proprie stanze, nelle proprie strutture, ma anche nella propria vita quotidiana chi decide di arrivare nella nostra città e viverla. Fare l'albergatore in un contesto come quello di Fano significa essere un tutt'uno con i propri ospiti, farli sentire a casa, nulla a che fare con spersonalizzanti strutture megagalattiche di altri contesti più di grido e più alla moda. Qui da noi la città si respira e l'albergatore è colui che la lega alla città, al territorio e al turista. Un compito che la cooperativa Alberghi Consorziati svolge da ben 40 anni. Noi abbiamo dato il massimo, tutti gli albergatori hanno formato questa bellissima cooperativa e festeggiare 40 anni oggi è una cosa molto importante, perché c'è stata collaborazione, lungimiranza da parte degli albergatori, perché 40 anni fa non ci pensava nessuno a fare una cooperativa sia di promozione che ad accoglienza e di acquisti anche. Sul territorio. Ecco, l'associazione come si vuole evolvere, come vuole affrontare il futuro del turismo? Noi cerchiamo di naturalmente migliorarci sempre di più portando iniziative nuove, perché l'importante è quello, la novità. Tra queste realtà poi c'è chi rappresenta ed è arrivato alla terza generazione di albergatori, proveniente da chi ha fondato il consorzio. La famiglia l'ha vissuto e ha contribuito per quanto riguarda la costituzione della cooperativa, in quanto mio nonno è stato uno dei soci fondatori dell'associazione albergatori e della cooperativa Alberghi. Quali sono le nuove sfide di un albergatore, di un operatore turistico in questo momento? Le nuove sfide sono quelle di guardare sempre avanti, non fermarsi di fronte alle crisi, non fermarsi di fronte alla paura, non fermarsi di fronte a cambiamenti che non si capisce dove porteranno e dove stiano andando, ma continuare a crederci, continuare ad investire, continuare a non solo a mantenere, perché non basta, ad andare avanti, a cercare di innovare, di dare sempre un prodotto nuovo, un prodotto al passo coi tempi. Bagno? Fate il bagno?